Altra malattia semisconosciuta è il rotavirus, eppure i nuovi nati nei primi anni di vita quasi tutti ne vengono colpiti, con anche grossi problemi. Sì, questo è emerso dalla relazione della professoressa Germinario in maniera chiara. Il rotavirus affliggono la popolazione mondiale. Tutti i soggetti, viene definito un virus democratico perché tutti nella nostra vita lo incontriamo e dobbiamo farci da piccoli un'infezione da rotavirus. L'infezione da rotavirus, tuttavia, nei paesi industrializzati non crea preoccupazione perché non è gravata da alta mortalità, ma è gravata da elevati costi e disagio, costi indiretti soprattutto per la popolazione, perché abbiamo un gran numero di ricoveri e di morbilità, di giornate lavorative perse da parte dei genitori che devono assistere questo piccolino che viene ricoverato in ospedale. Per questo la vaccinazione, che costa poco, è molto semplice, perché un virus attenuato che si somministra per via orale, quindi come si faceva per il virus A, una vaccinazione facilmente accettata anche dalla popolazione, non viene offerto attualmente perché non è stato adeguatamente valutato nelle valutazioni di health economic assessment da parte delle regioni. Perché finora si sono fatte delle scelte, diciamo, oggi è moderno, si dice spending review, cioè di risparmio, e quindi delle scelte prioritarie, introducendo prioritariamente vaccini che avevano un maggiore impatto, non tanto in termini di costo efficacia, ma in termini proprio di sensazione per le malattie che erano sentite dalla popolazione più grave. E quindi, diciamo, è una vaccinazione negletta in questo senso perché non riesce a decollare come potrebbe.